Ciao a tutti ragazzi, sono Joker e benvenuti in questo nuovo video aggiornamento su Clash of Clans. Come potete vedere è arrivato finalmente l'aggiornamento di Halloween e vi volevo far vedere un po' le novità che sono state fatte. Allora, intanto vabbè, le solite zucchine così sul cespuglio, così potrete fare il vostro orticello e piantare anche pomodori. No vabbè, bando alle cazzate. Poi vabbè, i tronchi, sì, hanno messo tipo queste faccine un po' molto sexy. Poi cosa hanno fatto? Allora, vediamo un po', hanno... Sì, anche al tronco così, sempre queste faccine così. Ma queste diciamo sono soltanto le novità, diciamo, estetiche del gioco. E le novità principali sono, allora, intanto nella ricerca dei clan. Se infatti voi andate a cercare un clan, voi potrete impostare la ricerca secondo le vostre preferenze. Per esempio, la frequenza della guerra, quindi se un clan fa la guerra sempre, se la fa, non la fa mai, due volte a settimana, una volta a settimana, raramente, qualsiasi. Poi potrete impostare anche la sede del clan, quindi il paese, internazionale, Italia, Albania, Ungheria, Uruguay, Burkina Faso, Burundi, Uzbekistan, insomma un pochino le vostre preferite. Poi potrete impostare anche il numero di membri, quindi quanti membri ci sono nel clan, e ancora il numero di trofei minimi necessari per unirsi al clan, quindi 8500, 9000 miliardi di trofei, insomma potete un po' fare come preferite voi. Poi nel vostro clan potete quindi mettere queste impostazioni, ovvero quelle che vi ho detto finora. Poi altre novità, allora hanno messo, per coloro che hanno, le vado a leggere perché non me le ricordo tutte, per coloro che hanno il municipio livello 8 hanno messo il quarto mortaio, ebbene sì, e quindi se avrete un villaggio o un municipio di livello 8 e mettete il quarto mortaio dovete rifarlo tutto, auguri, divertitevi. Sarà diciamo molto all'inizio, dovete trovare la giusta impostazione, non troverete molti villaggi anche online, quindi diciamo vanno un po' disegnati nuovamente tutti questi villaggi all'8, dall'8 in su anzi, perché anche chi ha il municipio al 9 e chi ha il 10 può prendere il quarto mortaio. Poi hanno messo questa trappola che da un'ora qui è in animazione sul mio schermo, che è una specie di sarcofago, mi sembra di vedere una specie di sarcofago da cui escono questi scheletri, e questo sarcofago ha diciamo la potenzialità di attaccare sia truppe aeree che truppe di terra, quindi boh, non so come sia, non posso neanche vederla purtroppo, però penso che sia forte, non lo so. Poi vediamo un po', allora poi dolcette e tempi limitati per tutto il weekend di Halloween. Sì, vabbè, hanno messo giustamente le lapidi che ancora metteranno, quindi non hanno messo, ma metteranno le lapidi, dove rimuovendole avremo diciamo delle elisir bonus, e poi potremo migliorare più avanti il laboratorio al costo soltanto di una gemma. E poi non ci sono altri grandi miglioramenti, mi pare, cioè o semplicemente magari la possibilità, quando miglioriamo qualcosa, per esempio una miniera, non di migliorare soltanto una ma di migliorarle tutte insieme, quindi come potete vedere migliora una miniera a 8 gemme, migliora tutte a 49 gemme. Anzi, ho cliccato sull'estrattore, perché sto dicendo miniera, cazzo, sono proprio rincoglionito. Vabbè, poi non mi sembra che ci sia altro miglioramento del difficile esercito, abbiamo visto un po'. Questa è una grande bastardata. Sì, infatti quando migliorerete l'esercito ci sarà un aggiornamento, sarà possibile riprendere le operazioni. Ah no, ok, non perderete le vostre gemme, quindi non è una bastardata ma una figata. E poi... Sì, giusto, stavo per dimenticare. Non avevo letto l'incremento del bonus, quindi io nella mia lega quanto prenderei di bonus? Sì, ma bravo Giacomo, sì, stai pigiando nel punto giusto.
Ebbene sì, vi ho svelato anche il nome. Ok, è aumentato da 3300 a 4000 il bonus, quindi niente male, niente male. Ah no, Lega Oro 3 si prendono 8000 e 8000, insomma è aumentato notevolmente sto bonus. E poi la figata più figata di tutti, secondo me, voi andate, boh non lo so, andiamo su un membro a caso del nostro clan, scelgo il grande Eklar. Andate sul suo profilo e potrete vedere tutti il livello delle sue truppe. Non posso zoomare purtroppo, però barbari al 5, archi al 5. Quindi quando, per esempio, se voi reclutate in base al livello delle truppe, ci sono tanti stronzi che non si sa perché dicono ce l'ha anche al 4, ce l'ha all'8, ce l'ha al 22, e poi entrano e hanno truppe all'1 del cazzo. Ora all'1 no, però hanno truppe di merda. Ecco, così potrete vedere e non vi potrete, così non vi inculeranno più. E secondo me è molto molto utile questo aggiornamento, molto divertente. E niente, speriamo di vedere presto questa nuova trappola. Se qualcuno l'ha provata, l'ha già provata, mi faccia sapere com'è. E per questo video è tutto, io vi saluto, lasciate un bel mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Ciao a tutti ragazzi.